in treno da Malmo a... Si sta parlando con la macchina fotografica. Stoccolma, dove si consegnano i Nobel. E sotto in pratica, che noi poi passeremo, ci sono in pratica delle finestre dove si può vedere l'acqua cascare. Questo effetto è molto bello, non solo di notte ma con la neve. Perché comunque con la neve tutto riflette, quindi è molto particolare l'effetto. Stoccolma, un po' come a Montreal. Questo è il palazzo della sindrome di Stoccolma, dove sono stati rapiti due persone che una volta uscite dopo sei giorni hanno difeso il sequestratore. Teatro drammatico reale, dove iniziò la carriera Greta Garbo. Peccato, una delle più antiche di Stoccolma. Palazzo dei Nobel, qua si decidono i Nobel per la letteratura. E Pozzo, uno del più antico di Stoccolma. 6 agosto, Stoccolma dal Palazzo del Municipio. Eccolo, qua dentro ci sono la festa di ballo del Nobel, il galà e... Il Nobel. Il banchetto dei primi Nobel che si svolge dentro ogni anno il 10 di dicembre, ma ne parleremo di più troppo a questo. Allora, l'edificio fu costruito tra il 1911 e il 1923, quindi non è per niente antico, cioè è un edificio abbastanza recente, costruito nel 1900, comunque è nello stile nazionale romantico e l'architetto è detta di essere di più o meno 2 milioni. Sala del Consiglio. Comuni e quindi è una zona molto più grande. Fabio Calvi se la fa così. La massa totale d'oro è poca, almeno relativamente, perché sono 10 kg d'oro in tutto il salone, quindi in ogni pezzettino è una lamina molto sottile d'oro tra due pezzi di vetro, quindi pochissimo oro in ogni pezzo, però è vero. Se no la prima cosa che si pensa entrando qui è forse che non sembra molto inglese, nazionale romantico, l'oro è veramente molto diverso, ma cosa abbiamo visto finora. Era anche un po' controversiale all'epoca, nel 1923, quando è stato inaugurato, non piaceva tutti questo salone. Salone dorato si chiama. Un uomo seduto su un cavallo. Vasa Museum. Stoccolma, c'è dentro il vascello originario ripescato. Vasa Museum, dove c'è il vascello originario affondato nel 1628 dopo 20 minuti di navigazione. Tram e dintorni, i superstiti, la Elena, la Paola, l'Elisa e Cracco, il